Amici di Bacheca, questa sera facciamo tappa in un bellissimo locale di Bacoli, il Grottino Verde. C'è un straordinario spettacolo di canzone classica napoletana, quella vera, la canzone classica napoletana d'autore, perché questa sera qui c'è Mario Maglione, il grandissimo artista Mario Maglione, in concerto con il gruppo dei Panama Group. È un evento esclusivo della Paul Music. Conosceremo tanta bella gente che è venuta qui a degustare la cena preparata dagli chef del Grottino Verde, e non ci resta da fare altro che aprire il sipario questa sera in canto napoletano, i Panama Group e Mario Maglione qui a Bacoli. Quando tu m'avobbe e mi attacca sto bene e non trovo chi lo a me. Giura che tu non si chiude, giurino di me, o volerassi più, e se te scusa c'è, hai ferma e non si tu. Una seconda famiglia, una cosa molto bella. Ci siamo conosciuti
cioè, rivisti con Gianni, ci conoscevamo già da un po' di capelli fa, e lui ce li avevamo tutti e due i capelli molti anni fa. Tanti, mi ricordo, sì. E niente, e poi ci siamo incontrati per una causa molto bella, importante, ed allora ci siamo più lasciati affettuosamente, ognuno fa il suo lavoro, loro fanno delle serate stupende, io le faccio la mia chitarra col mio gruppo, però questo cordone ombelicale si è cominciato, invece di spezzarsi, si è attaccato. E allora, niente, allora gli ho detto, cominciamo a fare qualcosa insieme, ma principalmente per la nostra amicizia e per l'amore verso la musica. Allora, caro Marcello, ci vediamo dopo. Allora, stiamo un po' insieme, io stasera una performance, caro vai, allora vai. Allora, cominciamo con un omaggio doveroso e bellissimo. Di solito lo faccio al maestro Roberto Muro, che per me è stato come un secondo padre, ma stasera faccio una cosa tutta diversa, sempre con le canzoni classiche, ma la prima che iniziamo, un omaggio doveroso a un grandissimo artista, anche lui come Totò, come De Filippo, rimarrà sempre nei nostri cuori, che è il grande Pino Daniele.
Ci troviamo al Grottino Verde, un bellissimo locale di Bacoli, e questa sera c'è un bellissimo festival della canzone napoletana. Io lo voglio chiamare così perché la canzone napoletana, soprattutto la canzone classica napoletana, è sempre, come dire, un messaggio importante. È sempre un messaggio importante, e quindi è bene, come dire, racchiuderlo in una sorta di festival. Con Mario Maglione, uno dei più raffinati interpreti della canzone classica napoletana, conosciuto in tutto il mondo. Facciamo un po' un viaggio, ecco, in questa canzone classica napoletana. Innanzitutto una domanda, una curiosità che io ho da sempre. La canzone napoletana, soprattutto quella classica, è definita da sempre la vera canzone d'autore. Perché? Più che definita la vera canzone d'autore, è definita la vera canzone italiana. Perché più che altro, a parte i grandi poeti, che da Salvatore Giacomo al papà di Roberto Murro, Ernesto Murro, Ferdinando Russo, grandi poeti, grandi intellettuali e anche grandi semplicioni come Salvatore Gambardella e altri poeti che erano di una semplicità enorme, con un cuore e una, come dire, insomma, una genialità, una sensibilità eccezionale, che hanno scritto canzoni, pagine a livello mondiale. Io comunque vado, le canzoni le conosco, ma è pure in Baupassia. Mario, ma quali erano gli elementi a quei tempi che potevano partorire, come dire, dei versi, dei simili geni? Cioè, perché a quei tempi sì, e la vera poesia, quella poesia lì, a questi tempi invece è quasi impossibile? Allora, nonostante, secondo me, questo è il mio pensiero, secondo me, nonostante la grande immensa povertà che c'era nei primi dell'Ottocento, anche nei primi del Novecento, però c'era questa oleografia stupenda, no? Questa Napoli magica, meravigliosa. Napoli è magica, che veramente non si sa perché. Non si sa, i napoletani, diciamo, quelli buoni, no? Insomma, sono magici, sono straordinari, sono eccezionali, sono geniali. E così erano anche nelle splendide canzoni. Prima, quando si parlava, oh mare Napoli, quanta armonia, sai, in giro senti. Perché era così. Oggi sarà un po' più inquinato, ma è sempre bello ed è sempre magico. Io abbiamo detto sempre questo: delle grandi canzoni sono state fatte con tre accordi. Pensate un po'. A che punto è arrivata la canzone classica napoletana oggi? Rivista, corretta, rivisitata, riproposta in vari stili. Ma la canzone classica napoletana è una. Allora, la canzone napoletana ha sempre corsi e ricorsi storici, ha momenti di grandiosi, momenti dove viene completamente abbandonata, poi viene rivalutata, poi viene riscoperta, poi viene riarrangiata, ma alla fin fine Voce Notte, Pau Sole Miglio, O Paesero Solo, Torna a Studente, altre 100.000 canzoni bellissime, anche c'è un momento straordinario degli anni 50 della canzone napoletana, alla fine tornano sempre di nuovo a casa. Tu li vuoi affondare, ma risalgono sempre su. Sono state cantate da tutti, non c'è uno al mondo che non conosca O Sole Mio. Addirittura io vado in Giappone spessissimo, conosco le canzoni del 600 che semmai non conosciamo manco noi. Ecco, anche questo è un altro punto dolente. A volte la canzone classica napoletana, si conoscono le canzoni più famose, no? O Sole Mio, ma ce ne sono alcune del repertorio classico napoletano, anche anonime, che sono meravigliose. Sì, certo, c'è tutto un patrimonio che non viene cantato, perché incominciando da me abbiamo sempre paura che quando facciamo uno spettacolo vogliamo fare quelle più famose per accavallarci bene il pubblico, però ogni tanto bisogna metterle. C'è un repertorio tutto rivisto da Pasquale De Meglio, sono tre volumi, ma sono canzoni antichissime, veramente solo Roberto Muro le ha fatte tutte, le ha registrate tutte. Mario, a che punto è arrivata la carriera di un artista come Mario Maglione in questo momento? E soprattutto, dove si rispecchia meglio nella proposizione della canzone classica napoletana? Qual è la canzone che ti contraddistingue meglio? Allora, il grande Edoardo diceva: gli esami non finiscono mai, ed è così, un artista non è mai, non arriva mai, fino all'ultimo giorno della sua vita, ci auguriamo tutti, da me, cominciando da me, a finire tutti i colleghi, che arrivino a 100 anni, non si finisce mai di imparare, non si finisce mai di capire, di poter porre in un certo modo della musica e di conoscere altre, nel panorama della canzone napoletana. Io ogni giorno che passa conosco sempre pezzi nuovi che non mi immaginavo proprio che erano straordinari e bellissimi, che semmai nessuno conosce.
Il Grottino Verde qui a Bagoli questa sera ci fa un grande regalo, Mario Maglione insieme ovviamente a Marcello dei Panama Group in concerto per una bellissima serata tra amici ovviamente con il grandissimo maestro Mario Maglione, che vuole dire un'altra cosa. Sì, no, volevo dire questa serata è una serata un po' particolare, molto bella con me. Questa sera io non sono nella mia veste normale del cantante, chitarrista con i miei musicisti classici, ma sono con i Panama, Lorenzo e Marcello, che da un po' di tempo siamo diventati grandi amici, gli voglio un bene dell'anima, con Enzo Polverino che è il nostro produttore di questa manifestazione e altre che faremo ancora. Allora, principalmente quello che mi è piaciuto di entrare in questa famiglia, che è il cuore è molto bello, è ampio, e questa è la cosa che mi piace di più. Poi io canto in una maniera diversa, canto in una maniera un po' tra virgolette un po' più moderna, accompagnata con diversi strumenti, ma il mio modo di cantare è sempre lo stesso. Ed chiudiamo con il cuore di Napoli. Promesso, ce l'eravamo detti anche nell'ultimo appuntamento, che ci saremmo rivisti con Marcello Novi dei Panama Group. Questa sera si canta la canzone classica napoletana qui al Grottino Verde, e ecco, io ho parlato proprio con il maestro Mario Maglione della canzone classica napoletana. Marcello Novi, come la intende la canzone classica napoletana, anche alla luce di quello che abbiamo ascoltato in queste bellissime serate? Innanzitutto buonasera e benvenuti al Grottino Verde e benvenuti grazie a me, Maurizio. È benvenuto a me. Grazie a Maurizio, è lui che ci dà questa occasione di incontrarci, quindi con voi, e grazie a lui che ci vediamo.
Quindi niente, con questa domanda che mi hai fatto è facilissimo rispondere. Noi abbiamo realmente l'onore, sembrano frasi fatte, ma veramente abbiamo l'onore di cantare con l'unico che realmente porta la canzone napoletana classica nel mondo. D'accordo? Lui è stato un ottimo allievo di un grande maestro, Roberto Murolo, e quindi lui da qui a breve, anzi no, da qui a molto tempo in avanti diventerà un maestro, perché è ancora un giovanotto, e io cerco di prendere qualche lezione da Mario. Anzi, io devo ringraziare anche a nome di tutti i Panama Group Music, che ne siamo stasera in cinque. Quindi ringrazio Mario Maglione che ci ha invitato ad essere, tra virgolette, suoi supporter in questa serata. Mi auguro che ce ne saranno altre. La canzone classica napoletana per Marcello Novi. Abbiamo ascoltato anche delle bellissime rivisitazioni nelle occasioni in cui ci siamo visti. Ecco, che cosa rappresenta per un gruppo, che comunque è un gruppo moderno, la canzone classica napoletana? Dunque, allora, noi abbiamo sempre cercato di intenderla a modo nostro, la canzone napoletana. In questa serata, nello specifico, realmente sarà la vera canzone napoletana, perché con Mario non si può sbagliare, perché poi ti bacchetta, cioè se tenti di farlo un po' troppo moderno, quindi uscendo dai canoni tradizionali, si ferma, dice no, ripetiamo tutto da capo. Quindi è perché la liturgia della canzone classica napoletana non può essere toccata. Assolutamente no, assolutamente no. Infatti lui mi ha sempre raccontato, quando prendeva lezioni da Roberto Murolo, e Roberto Murolo bacchettava, però lui, voglio dire, ha imparato bene la lezione, perché a sua volta ci bacchetta anche lui, quindi è un bene, perché c'è sempre da imparare, e la canzone classica napoletana deve essere quella, non può cambiare assolutamente, sennò non è più canzone napoletana classica. Anche perché se non c'è la base, guarda che collegamento ti faccio, se non c'è la base della canzone classica, la vera essenza della canzone napoletana, non può nascere solo. Ah, è vero, grazie. E quindi anche stasera noi proporremo la canzone Sulo che ci ha scritto Antonello Rondi insieme a Nicola Mormone, e la faremo in una chiave un po' più meno moderna, ecco. Quindi per cercare di rimanere nei canoni della canzone classica anche stasera. Che bello, questa è una bellissima cosa. Io ringrazio Marcello dei Panama Group, e ci rivedremo sicuramente alle prossime occasioni. Grazie. Ciao, buona serata, arrivederci. Quando faccio da solo, ma te non so più niente. La canzone classica napoletana questa sera al Grottino Verde torna protagonista grazie anche e soprattutto a Vincenzo Polverino, la Pol Music, che questa sera ha organizzato questa bellissima serata qui a Bacoli. Enzo, la canzone classica napoletana riproposta in una chiave moderna, perché dicevo prima, se si conosce il passato si può proporre il futuro. Sicuramente questo. Stasera è una serata molto 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 particolare, organizzata con la supervisione e la grande presenza del maestro Mario Maglione, che ci onora di tutta questa bella gente di questa serata, e sicuramente con altre ancora, molti eventi. Poi sapete che la Pol Music è neonata, ma già sta facendo passi da gigante. E quindi voglio dire, mira molto nella beneficenza, e quindi sono nato come Pol Music, per questo siamo nati con la Pol Music, per portare avanti poi questo spettacolo che per me esce dal cuore, e poi insomma va avanti con maestri della musica, non solo, persone semplici che sono riusciti a creare
un qualcosa di grosso, molto più grande di me. Si dice che l'entusiasmo, la passione sono come dire, dei volani, no? Dei volani per raggiungere dei risultati incredibili. Ancora una volta possiamo dire che la molla della passione porta a raggiungere risultati straordinari, cioè quando le cose vengono fatte con passione e vengono fatte con l'entusiasmo, i risultati arrivano prima. Nasce nella semplicità. Io sono uno di quelli che non ha mai fatto un evento, questo è un altro evento ancora, ma grazie a Panama Group, che è un gruppo, ma direi amici, miei amici con proprio una professionalità, un cuore che messo insieme al mio è diventato così grande che non può morire. Possiamo dire il cuore di Napoli, ecco, la vogliamo sintetizzare così, il cuore di Napoli. E quindi questa sera si canta napoletano. Classico, Incanto napoletano, questo è lo spettacolo. E chi... Io direi proprio incanto napoletano. E ci incanterà sicuramente il grande maestro Mario Maglione, che è la storia della canzone napoletana. Non dimentichiamo che 100 serate al Maurizio Costanzo Show, colui che diciamo che ha tenuto in piedi un pubblico non solo presente in sala ma televisivo, internazionale, concerti in tutto il mondo, quindi voglio dire, lo ringrazio di onorarmi della sua presenza. Benissimo, io ringrazio Vincenzo Polverino della Paul Music e la serata qui al Grottino Verde, che oltretutto è un locale molto 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 bello, continua. Eccoci qua, Grottino Verde, sono in mezzo al pubblico che ha assistito a questo bellissimo spettacolo qui questa sera. Allora, nome? Luciano. Imma. Rosaria. Giulia. Francesco. Che cosa possiamo dire di questa bellissima serata dove si è respirata proprio la canzone classica napoletana, quella vera? Sì, sicuramente una serata bellissima, una serata piena di spirito, e la canzone napoletana si esprime sempre al massimo in questi livelli qua. Voglio ascoltare anche una voce femminile. Allora, che cosa possiamo dire di questa serata? Beh, è sempre piacevole una serata dove si canta la canzone classica napoletana, che ovviamente personalmente preferisco rispetto al resto delle... Bene, io su questo sorriso concluderei qui, anche perché vi lascio mangiare, e quindi buon proseguimento. Grazie. Da un tavolo all'altro, è proprio come le canzoni di questa sera. Abbiamo spaziato in tutto il come dire, in tutto il repertorio classico napoletano. Io sono mi sono trasferito ad un altro bellissimo tavolo dove c'è tanta bella gente, e sono con Gerardo Avallone. Conosciamo bene. Allora, che vogliamo dire di questa serata meravigliosa, perché si è respirata veramente l'arte napoletana a 360 gradi? Diciamo, Mario Maglione lo conosciamo tutti, è un artista poliedrico e riesce a portare sempre allegria tra tutte le persone come stanno stasera qui presenti. L'abbiamo conosciuto bene quando abbiamo fatto, come tu ti ricordi, la manifestazione al Teatro Acacia. Carità al Teatro Acacia. Quindi siamo felici, sono felici, sono tutti gli amici anche da Benevento, da Nola, che mi hanno onorato Enzo Polverino, che ha intrapreso questa attività con... Non possiamo non dire qualcosa su questa Paul Music a questo punto. No, no, la Paul Music, come vedi, nata, già esplosa, quindi vuol dire che ci sono le basi forti. Poi ci sono quei musicisti, quegli amici, quindi... Ecco, io sottolineerei proprio il gruppo, perché questa sera si sono davvero superati. Vabbè, ma è un gruppo che già conosciamo, già rodato, e quindi non fa altro che dimostrare ogni volta di essere all'altezza di quello che è, insomma, della situazione. Benissimo, io ringrazio Gerardo, ringrazio tutti i signori, vi lascio mangiare, vi lascio continuare la vostra serata. Ciao, grazie a te. Continua il viaggio in mezzo al pubblico, il viaggio tra i tavoli. Io sono con... Prego, lo diceva? Io sono con... Con Bruno Franceschini. Con Bruno Franceschini. Allora, ehi. Bruno, vogliamo parlare di questa bellissima serata che c'è stata qui stasera al Grottino Verde? Sì, è una serata bellissima. Io ho avuto il piacere di conoscere il maestro Mario Maglione insieme agli amici di Panama Group,
dove hanno fatto le prove e sono stato anche io partecipe di questa cosa, quindi è stata una cosa veramente molto molto bella. Anche perché, lo vogliamo dire ai nostri telespettatori, le prove a volte sono anche uno spettacolo nello spettacolo, no? A vedere prima... Effettivamente è stato uno spettacolo nello spettacolo, infatti io ho chiesto al maestro se mi cantava Vasam, perché io ho sentito le prove ed è una cosa da pelle d'oca. Canzone classica napoletana e Bruno. Bruno e canzone classica napoletana, com'è il rapporto? Diciamo, per me la classica napoletana è la canzone più bella in assoluto, napoletana. Lasciamo stare poi per quanto riguarda il discorso dei nemmeologici, ma per quanto riguarda la musica napoletana, per me è la prima in assoluto. Qual è la canzone preferita che è rimasta soprattutto impressa, no, nel corso degli anni? Per me, diciamo, Torna a Sorriente, Voce Notte, per me sono due pezzi indimenticati e indimenticabili. Che aggiungo io, non ritorneranno mai più. Esatto. Lo diciamo. Esatto. Bene, io ringrazio Bruno, ringrazio i signori, quelli che stanno continuando la loro cena e la serata va avanti. Per ascoltare i Panama Group, per ascoltare il grandissimo Mario Maglione, stasera ci sono persone venute anche da molto lontano. Io sono con... Franz Tomba. Bene, da dove viene? Da Lucerna. Ecco, addirittura da Lucerna, perché conosce Mario Maglione? Certo, ho conosciuto Maglione a Capri. Ritengo sia un cantante unico per la voce, lo spirito unico. La napoletanità aveva bisogno di un altro interprete importante come Maglione. E questa sera c'è stato un ottimo mix con i Panama Group. Certo, bravi, la band brava, e valso il viaggio. Ecco, che cosa colpisce della canzone classica napoletana? Una persona che viene... Questo è quello che mi chiedo da tempo anch'io. Io la prima cosa che mi sono chiesto io subito. Certo. Ma è perché è un'arte, trasmette uno spirito che è unico. Poi la voce di Maglione è unica e se lei ascolta attentamente le parole rispecchiano quello che è l'uomo. Ed eccomi qui, sono ancora... in giro per i tavoli qui al Grottino Verde, sono con Mauro, un altro ospite di questa sera. Allora Mauro, diciamo subito brividi, perché c'è stata una serata bellissima all'insegna della canzone classica napoletana. Sì, assolutamente, una bellissima serata con due grandissimi interpreti, Mario Maglione e anche Marcello. Entrambi veramente ci hanno fatto vedere un bellissimo spettacolo. Che cosa ti è piaciuto di più? Ma tutto, a parte questo, diciamo, la location del ristorante, quello che abbiamo mangiato. Dello spettacolo, qual è la cosa che l'ha colpita? Ma tutto, quando si parla di musica napoletana non c'è niente da fare. Poi con interpreti di questo livello, naturalmente poteva solamente essere un successo. Lo ricordiamo tutto grazie alla Paul Music di Vincenzo Polverino, che sta facendo dei passi a gigante questa... Ma è enorme, una grande sorpresa. Enzo, un carissimo amico, quando mi ha invitato a questo evento non me l'aspettavo, cioè mi aspettavo una cena tranquilla, un po' di musica, ma... E invece siamo divertiti. Invece siamo divertiti tantissimo e lo ringrazio. Grazie Mauro, e grazie alla signora che è qui. Allora io vi lascio tranquillamente proseguire la vostra cena. Grazie, grazie mille. Il programma è offerto da...